Sembra che gli abitanti della valle siano divisi in due fazioni. Fra loro si chiamano pirati e pionieri. Entrambi rispettano gli insegnamenti di un tale maestro, ma con alcune differenze di interpretazione. I pirati sono più aggressivi, mentre i pionieri sono più isolazionisti. Ehi, hey, welcome back, Bella Vips. Stiamo ancora cercando Alyosha. L'ultima volta avevamo seccato un sacco di gente. Eravamo arrivati qui in zona, vediamo un pochino se c'è un modo per andare verso Alyosha. Non ci sono cose che ci fanno scendere, a parte effettivamente proprio scendere a piedi. Andiamo. Mi sa che ho fatto fuori chiunque qua. Sento ancora voci. Aiuto. Da dove? Qualcuno mi aiuti, dove sei? Ah, ma era il tipo ragazzi, qui. Ragazzi, vi prego. Allora, non sei uno di loro. Capisco. Vai, pionier. Grazie per averci salvati, straniero. Era dove avevamo cominciato tutto quanto. Grazie. Ok, quindi dobbiamo andare da quella parte. Vediamo un pochino se riusciamo a trovare Alyosha. Dovrebbe essere facile. Guarda che caciara fanno sti tizi. Le pire per la gente. Giro nell'oscurità. Ci siamo quasi. Però mi sembra strano che debba essere fuori. Può essere. Sembra che sia dentro. Vabbè, ma vaghiamo un pochino e cerchiamo di comprendere la faccenda. C'è una sana barchetta su cui non riusciremo mai ad arrivare. No, infatti deve esserci qualcosa. Ah, ecco. No, però quei ponticelli ci ero già passato. Che succede qua? Perché dorme. Accampamento abbandonato. Dov'è tutta la gente del posto di cui parlavano i ragazzi? Niente campi, niente. Sono tutti nascosti nella foresta? Se così fosse, minchia, è lunghissimo. Il gruppo del rosso è scomparso. Stavamo andando a controllare la chiesa. C'è un paesino là ed è il loro nascondiglio. Beh, stronzi, ve la siete cercata e avrete una morte lenta. Ehi, ma che bella sorpresa! Sono io, il tuo amico! Mi hai appena salvato e io ho portato degli aiuti. Ah, ok. Mi sono fatto un goccetto per festeggiare. Era quello che avevamo salvato al coso. Ho esagerato. Aiuti. Mentre i ragazzi si divertono con quegli stronzi nella foresta. Salvamo un goccetto. Sì, beh. Glug glug. Dicevamo, ma sti aiuti dove stanno? Questi. Vedi che bravo. Aspetta un po', mi ha dato i proiettili esplosivi. Sì, ma qua era tipo se volevamo fare una roba stealth, che poi lo stealth è andato un po' in merda, purtroppo. Sarebbe piaciuto mantenere la situazione stealth, ma non è andata così. Ah, noi dobbiamo riuscire ad arrivare lassù. Però questo finisce qua. Ah,
Non funziona come nei film. Se tutto fa... farebbe sembrare che il punto giusto per passare sia lì dove avevamo iniziato la puntata, ma... roba di armi... questi pensavo di averli aiutati tutti e invece... c'era ancora del loot da qualche parte, a meno che qua dietro magari non c'è qualcosa per salire ulteriormente da qualche parte. Magari, può darsi. Anche se mi sembra piuttosto strano. Però non si sa mai in realtà. Vediamo un po'. Tanto è una zona inesplorata questa, ci sono i funghi ancora up. Hai visto? C'era qualche cosa. Volevo vedere se era abbastanza realistico. E così è. Qua giù cosa c'è? Una mezza specie di... non sa mezza specie, è una swamp. Un latrinazzo, ragazzi. Ok. Ricapitoliamo le armi che ho. Il pompa, che carichiamo subito, il checking house e la fida balestra. È un gran posto questo, eh? Sì, siamo proprio nel posto giusto. Magari bisognerebbe, ci pensiamo dopo, a cercare un po' ai lati, che ai lati magari c'è qualcosa di buono buono. Corri, lasci Duarte un po'. Via. È enorme. Vai al portone, Artiome. Vola al portone, non ti guarda mai dietro. Via. Oh mamma mia. Ah ok, quindi va combattuto. Però noi ci abbiamo un attimo provato almeno. Bisogna combattere l'orsacchiotto. E vabbè. Ci avrà un miliardo di HP sicuramente. Intanto siamo sicuri che vada a combattere. Magari va, bisogna entrare lì dentro. Secondo me è troppo strong anche solo per provarci l'orsacchiotto. Che fa? Ah, ma spraga tutto. Aia, ciao, arrivederci. Io provo ad andare da questa parte. No, qua è tutto rotto. Oh cacchio. Tutto.
sembra abbastanza stupido in realtà da segare, basta fare di un giro in tondo. Sì, una certa, perché non ti dà una manata, poi rimani con uno di vita. Via, 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 via. Abbiamo i colpi esplosivi, proviamo un po'. Non è che gli fanno grossi danni questi colpi esplosivi. Proprio tanti danni sto ragazzo. Dopo devo craftare pure un medic. Oddio, oddio, qualcosa mi ha bloccato. No, 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 Artyom. Ce la farò? Secondo me no, secondo me bisogna scappare. Sto perdendo tempo. Sto usando tutti i maledetti colpi che c'ho. Via. Tutti headshot pure tra l'altro. Ci curiamo. Quindi andava affrontato sto ragazzone. Stava a cascare sotto. Ok, qua non si passa. Ma a questo punto mi viene da pensare che Alyosha sia ultra mega mortissimo. Può darsi. Oh, ecco qua. Sana scaletta. E mi sono tenuto anche qualche freccia, che male non fa. È stato uno scontro abbastanza semplice, dai. Alyosha, com'è la situazione lì? Passo. Come sta andando? Anna, ti prego. Sai questo posto strano? Non so neanche cosa stiamo accendendo, onestamente. Un motore per fare cosa? Ah, ecco la benzina. Facciamo il pieno di là.
po' storta, vabbè. Vabbè. Oh, adesso ci abbiamo tutta una bella situazione. Esplosa la lampadina, vabbè. Qua non si può dormire, però. Siamo lontani dalle cose. Dalle radio. Pulisci. Oh, maledizione, non posso più pulire nulla. Perde un sacco in stabilità, no? Preferisco il colpo singolo, onestamente. Ah, possiamo fare questi nuovi. Frecce ne posso fare, sì. Costa quasi nulla farlo. Mi dispiace che non posso pulire la balestra. Perché non ho abbastanza cose che ho fatto i medikit. Però mi serviva di brutto il medikit, se no ero veramente nei guai. Andiamo avanti. Fermo, salve. Ma guarda chi si rivede. Anche se scommetto che non ricordi chi ti ha trascinato fuori dall'acqua. Ah, è Olga. Comunque mi chiamo Olga. Sei tu a combattere contro il padrone della foresta. Grandioso. Da anni i nostri cacciatori si tenevano alla larga da lui. Che boobs. Scusa maestro, che boobs physics. Il tuo amico Alyosha è già alla diga. Ha detto che il vostro colonnello non aspetterà, quindi non c'è molto tempo. Andiamo. Purtroppo non ti posso accompagnare. Alla riunione del consiglio di oggi i pirati hanno proposto di attaccare il vostro treno, ma non avrebbero dovuto farlo in mia che assenza. Matti. Come sempre, mi tocca andare a sistemare le cose, ma ho qualche minuto per darti qualche consiglio. Ti serve una barca per raggiungere la diga. I pirati tengono tutte le barche all'accampamento alla palude. Non amano condividere le loro cose, ma non c'è motivo di attaccarli. Meglio evitare inutili spargimenti di sangue. Sì. Quindi non farti vedere. Prendi la strada che porta alla barricata. Scendi alla palude e cerca il pontile. È lì che io e Alyosha abbiamo preso la barca. È quello il pontile. Maestro, perdonami. Ce ne sono un po'. Fa attenzione. Beh, straniero, abbi cura di te. E non farmi pentire di avervi aiutato. Salutami Alyosha. Sai che è lui? Io rimango ancora un po' a vegliare sulla tomba del maestro. Intanto vediamo i vari punti utili. Ah, qua era dove eravamo passati con Alyosha all'inizio, che era crollata tutta la faccenda. Hai deciso di riposarti un po' prima di andare? Ottima idea. Ma in realtà no, perché non ho idea di dove mi posso poggiare. Ma mi poggio qua. Io sono persa nei miei pensieri. Può bere? Quando il padrone ha deciso di invadere la zona, le persone hanno quasi smesso di venire qui. Anche se non hanno dimenticato. Che schifo, ho fatto col giornale. Il maestro si è preso cura di tutti noi. Ci ha insegnato come sopravvivere nella foresta. Se non fosse stato per lui, saremmo tutti morti da tempo. Le ragazze venivano qui tutti i giorni. E i ragazzi ogni tanto lo fanno ancora. Mm-hmm. Anche Roman viene, nonostante sia a causa sua che il maestro se n'è andato. Andammo quasi tutti in gita al fiume. Solo pochi di noi rimasero in servizio all'accampamento. Quando tornammo, vedemmo che i banditi lo avevano saccheggiato. C'ha tante storie da raccontare. Sta ancora male al solo ricordo di quella scena. Non riesco nemmeno a descriverla. Spengo tutto. Bene. Ha finito la sua storia. Il maestro stava scavando da solo. Non che dice che è persa nei suoi pensieri, però continua a parlare da sola. Fantastico. Allora, upsidoo, siamo arrivati. Ah, è là nel cimitero, non potrò guardare purtroppo, ma vabbè. Che c'è qua? Una cripta. C'è sta una cripta qua su. Cos'è che ha fatto passi? Ma che ecco, c'era questo da qua. Fasce vedere un po' che hai lutato. Fasce vedere Artiomme. Balestra Twin Bow. Oh yes. Ancora più potente.
Balestra è veramente un'ottima arma. Ah, bene, ok, qui possiamo scendere da questo lato. E invece di sopra andiamo a dare un'occhiata. Mi sa che era l'unico modo per passare qua, forse. Andiamo a vedere rapidamente su che c'era. Probabilmente c'era un altro passaggino. Sì. Ah, che immagino sia proprio analogo. E questa dove porta invece? Questo, ma pensate che non si riusciva a capire come cazzaccio arrivare qua sopra. Alla fine qua c'era questo, ci stanno queste scalette, si tirano giù e ci abbiamo il passaggio veloce. C'è pure la mia freccia piantata lì. Facile, facile. Facilissimo, facilissimo. Bene. Andiamo avanti. Avrei aspettato la notte volentieri, eh. Ma visto che mi sa c'era poca scelta, eccolo lì l'uscita di quell'altro posto. Ah, ma sono solo ste robe che suonano, non c'è gente. Liuda, proprio non capisci, scegliere di non venire via con te non significa che sia d'accordo con Roman. Si illude di essere un grande leader, ma neanche lui si azzarderebbe a dare del codardo a me o a chiunque altro qui, anche se preferiremmo morire che sparare a qualcuno. Ho scelto di restare perché altrimenti non ci sarebbe nessuno a impedire ai mutanti della palude di interrompere di irrompere nella foresta. E se mai lo facessero, significherebbe che tutti i nostri sacrifici, tutto quel duro lavoro, perfino i nostri crimini, tutto quanto sarebbe stato per niente, perché quei mutanti distruggerebbero tutto qui e brucierebbero la nostra foresta, la nostra casa, e ci farebbero il loro lurido covo. Vuoi darmi del pazzo per questa convinzione? Non mi interessa, sono pazzo, ma ti auguro ogni fortuna, Alex. Ah, qui si può dormire e attendere la notte. Dobbiamo andare da quella parte. Vabbè, mastica. Tanto alla fine siamo full vita e tutto. Non ci frega niente, non ci frega. Eccoli là, i boys. Noi gli imbocchiamo. Vabbè, però in effetti sono 2 metri. Ma facciamo. Pensavo di dover fare come coi lupi l'altra volta, che è stato un incubo. Però si può fare. Attendiamo la notte e ci muoviamo quatti quatti. Vai, Artiome. Dai di pennichella. No. Ah, lui aspetta proprio così seduto. Neanche Geralt di Rivia. Adesso con l'aiuto delle tenebre, che non è che siano tanto tenebre in realtà, è quasi giorno, c'è comunque luce. Ci avviciniamo al posto di blocco qui, al molo di questi pezzenti, e gli rubiamo tutto. Dicevo, sembra non esserci nessuno. Quando l'acqua si muove. Lontananza, fammi correre dentro al volo. Cosa? Niente.
Zitti. Niente. Come sempre del resto. Questi fissano proprio la... Come fai a non seccarli così? Devo per forza ammazzarli, sti due. No, magari riesco a passare, vediamo un po'. Ma che cosa... Non ho più cose. Ah no, ce l'ho invece, li volevo distrarre. Devo essermi immaginato tutto. Già. Con le scatoline. Quasi. Quelli possiamo pure ignorarli tranquillamente. Un sacco di loot così. Cos'era sto movimento? Sto piripipiripipiripi out of nowhere. Upsi due. Zittino. Diciamo due armi qua, non so perché, ma io me prendo tutto. Me rubo tutto. Su quella nave ci voglio salire però. Lì c'è una zipline che va verso la barchetta. No, no, andiamo sulla nave, va. Ci sarà sicuramente del buon loot. Quanti esseri buggati ci sono lì? Quello non vede, è cieco. No, lo vedi che c'era la rubetta. Robetta buona, tocca essere silenziosi qua. Via via. Andiamo dentro. Sta sfragata sta nave. Rischiata qua, eh? Rivediamo un po' di colpi. Questi c'hanno tutti quanti due armi, sia il pompa che il coso. Mannaggia. Quello lasciamolo lì, se non ci vede, va.